Il centro arcologico è un centro che noi abbiamo fortemente voluto, sono anni che ci lavoriamo, perché è un centro che deve essere il riferimento per le persone con disturbi da uso di alcol, ma in un momento di grande difficoltà. Non dobbiamo dimenticare che fuori abbiamo i servizi delle dipendenze dell'ASL, ma questa è una cosa diversa ed è una cosa nella quale si è parlato molto all'ultima conferenza nazionale alcol che si è tenuta la scorsa settimana a Roma, voluta dal ministro Speranza e dal sottosegretario Costa. Quindi questo è un centro di riferimento che si occuperà anche poi eventualmente di formazione anche a livello universitario, perché abbiamo già contatti per fare la formazione universitaria quest'anno agli studenti del quinto e del sesto anno. È un punto di riferimento perché noi abbiamo già da anni qui all'interno del Mauriziano, e comunque noi lavoriamo sia con la Città della Salute che con l'ASL, abbiamo un punto di riferimento nel quale accogliamo le persone in difficoltà, in completo anonimato. E poi ci siamo trovati di fronte alla difficoltà che, di fronte a una crisi di astinenza, noi non eravamo in grado di trattarla, perché i pronti soccorsi non sono dei centri dedicati a questo. Il pronto soccorso, talvolta le persone arrivano, soprattutto i minori, arrivano in pronto e purtroppo dopo il primo approccio vengono rimandati a casa. Questo non può essere il nostro approccio. Noi dobbiamo avere cura delle persone, più che curarli dobbiamo prendercene cura e dobbiamo portarli ad un punto non solo di disintossicazione ma di consapevolezza. Abbiamo comunque nel 2020 si è registrato, nonostante il Covid, in Piemonte si sono registrati 3.500 accessi in pronto soccorso per alcol, sono notevoli, 350 accessi per minori, ragazzi giovani, altrettanti per ragazzi fino ai 24 anni, quindi questi sono dati rilevanti che ci devono far pensare. Ha peggiorato notevolmente la situazione perché da quello che era un approccio comunque dei ragazzi che potevano trovarsi anche fuori, che comunque facevano i binge drinking, queste abbuffate alcoliche che sono decisamente dannose, noi abbiamo proprio evidenziato, andando anche nelle scuole, che i ragazzi non solo facevano binge drinking ma si facevano portare l'alcol in casa, non c'era nessun controllo nelle vendite di alcolici sulle piattaforme, e ci abbiamo provato per vedere che fosse proprio vero, e quindi abbiamo visto che, ragazzi, le vendite sono aumentate del 190%, anche 220% in alcune località. Quindi questo significa assunzione maggiore di alcol. Le persone a casa assumevano alcol per sopperire alla tristezza, all'isolamento, a tutto. Chi aveva un problema si è particolarmente accentuato, e lo vediamo perché noi adesso incominciamo a fare accoglienze a casi sempre peggiori.